inaugurata dal ministro Maurizio Martina e dal ministro Beatrice Lorenzin, la 18ª edizione di Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione, che ha aperto i battenti a Parma lunedì 9 maggio, proseguirà sino a giovedì 12 maggio. Un'edizione che si profila da record con 3.000 espositori, l'11% in più rispetto alla scorsa edizione, 70.000 visitatori attesi, espositori che hanno puntato forte soprattutto sull'innovazione di prodotto. Tantissime le novità in mostra, in gran parte legate alle crescenti esigenze salutistiche dei consumatori. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, svelerà diversi scenari, anche nuovi scenari, a partire per esempio dal cibo tech, dalle opportunità crescenti offerte tra l'altro ai consumatori sempre più sensibili alla questione del cibo, soprattutto se si parla di salubrità. Ci sono tante produzioni di qualità che possono ovviamente affrontare i mercati con ancora più forza. C'è un'attività di contrasto all'Italian Sounding che va avanti, è una battaglia, una frontiera sempre aperta che dobbiamo vincere, ma attenzione a dipingerci come il paese dalle cose che non vanno dal lato agroalimentare, perché guardate, facciamo solo il mestiere dei nostri concorrenti a raccontare sempre solo cose negative. Io penso che invece dobbiamo celebrare la potenza di un'esperienza di impresa agroalimentare come quella italiana, che oggi sta dicendo tantissimo al mondo. Questa è una grandissima possibilità dopo Expo di rappresentare la grande qualità del cibo italiano e anche di associare il cibo, nutrizione e salute. D'altra parte si comincia dalla tavola, la prevenzione comincia veramente dalla tavola e possiamo dire anche nella fase gestazionale, quindi mentre il bambino sta nella pancia della mamma. È molto importante avere un'educazione alimentare e avere attenzione alla qualità del cibo, e questo è il grande brand del Made in Italy. Come sapete, l'anno scorso abbiamo raggiunto il record dell'export agroalimentare toccando quota 36,8 miliardi, possiamo fare ancora tantissimo e credo che la spinta all'internazionalizzazione che Expo ci ha consentito adesso va lavorata e vissuta in appuntamenti fondamentali come questi. Un momento importante per rilanciare quello che appare rimasta la cosa più preziosa per l'Italia. Ma sicuramente sì, l'alimentazione, il cibo sono proprio una colonna portante della nostra produzione, del nostro export. Anzi, se abbiamo attraversato la crisi è stato anche grazie alla capacità e alla bravura dei nostri imprenditori, della filiera, alla qualità straordinaria. Ormai l'Italia è sinonimo di cibo in tutto il mondo. Dobbiamo naturalmente fare uno sforzo, perché sappiamo che questa voglia d'Italia si traduce anche nell'Italian Sounding, cioè c'è tanta gente che vorrebbe il parmigiano e trova il parmesan o cose di questo tipo. Ma stiamo investendo pesantemente soprattutto sui mercati del Nord America, proprio per informare, per far trovare poi i nostri prodotti sullo scaffale, perché alla fine chi compra il parmesan è perché non trova il parmigiano. Quindi stiamo investendo pesantemente, l'abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno ancora 40 milioni di euro per varie iniziative, per supportare fiere locali, per fare in modo che i nostri produttori possano esporre, e naturalmente combattiamo anche l'Italian Sounding con operazioni di comunicazione e di educazione del consumatore all'estero. Cibus edizione 2016 raccoglie l'eredità di Expo Milano 2015, 6 mesi di esposizione universale non devono essere dimenticati, devono essere l'eredità che arriva, è arrivata qua a Parma per una 4 giorni dalla quale poi si deve ripartire per ridare luce e sempre più potenzialità ad un settore, l'agroalimentare, che nei momenti legati alla crisi ha fatto da traino all'economia italiana. Tanti temi affrontati, tra questi anche il TTIP, il trattato di liberalizzazione commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, che deve regolamentare e abbattere dazi e dogane. Un accordo necessario, hanno detto gli esponenti del governo, e vediamo perché. Se non si fa un accordo sono meno tutelate, se si fa un accordo possono essere tutelate di più. Questa è la sfida. Naturalmente senza cedere e senza abbassare standard di sicurezza alimentari. Noi non discuteremo mai di un abbassamento degli standard di sicurezza alimentari italiani e europei, mentre siamo interessati a discutere se c'è un avanzamento potenziale
nel rapporto tra le esperienze agroalimentari europee e quelle statunitensi. Sono perché le cose si vedano per quello che sono. E quindi penso che con tutte le prudenze del caso, però, noi dobbiamo avere l'ambizione di andare a vedere fino in fondo se si riesce a costruire un'intesa, perché questo aiuterebbe moltissimo i sistemi produttivi e le imprese agroalimentari, in particolare dei nostri territori. Stiamo lavorando moltissimo Europa e Stati Uniti sul TTP e devo dire che dal punto di vista dell'agroalimentare e del farma, almeno al momento, non ci sono tematiche che possono mettere a rischio la qualità dei nostri cibi. L'allarme lanciato da EFSA rispetto all'olio di palma? Ho chiesto al commissario europeo di convocare immediatamente una riunione dei commissari salute per poter avere un rapporto tecnico e che questo rapporto tecnico sia rispettato da tutti i paesi contestualmente. Solo così possiamo garantire la massima sicurezza dei nostri cittadini. Lei ha lasciato il World Food Forum, che cosa è emerso l'anno scorso? È stato adesso? Questa è un'occasione, un'ulteriore occasione di lavoro sui grandi temi di Expo, un'occasione formidabile per capire la potenza anche geopolitica di alcuni temi come quelli alimentari e spero tanto che si possa proseguire. È molto importante che ci sia questa seconda edizione del forum proprio qui a Parma quest'anno. Io avevo promesso lo scorso anno che dopo la prima edizione del World Food Forum, questa piattaforma mondiale sui temi della sicurezza alimentare, un tema gigantesco affrontato anche l'ultima enciclica da Papa Francesco su come dare da mangiare a 9 miliardi di persone nel 2050, ma dargli cibo sicuro per cui non ammalarsi o persino morire e contemporaneamente non distruggere definitivamente il suolo, l'acqua, l'aria che respiriamo. Avevo promesso che l'avremmo portato a Parma e l'abbiamo fatto perché qui c'è una delle capitali della Food Valley, siamo nel cuore della Food Valley che all'Expo abbiamo lanciato come brand perché da Piacenza a Rimini e viceversa siamo l'unica regione europea che ha 43 prodotti GP e DOP ad esempio, ma soprattutto che lo scorso anno ha raggiunto i 5 miliardi e 800 milioni di euro di esportazioni, una cifra mai raggiunta neanche negli anni del boom economico come agroalimentare, che è la seconda voce peraltro del nostro manifatturiero, e perché vogliamo contemporaneamente dare una mano al paese. Per questo ringrazio i ministri presenti, in particolare il ministro Martina che prima appunto ha citato l'Emilia-Romagna come esempio di qualità di ciò che si produce, e credo che Cibus, che è la più grande fiera italiana tra le principali nel mondo, fosse il luogo ideale per portare queste discussioni. Ecco, le imprese, le piccole e medie imprese che comunque hanno investito e stanno investendo molto, come possono essere aiutate? No, possono essere aiutate in molti modi. Devo dire che l'ICE Agenzia, quindi il nostro istituto per il commercio estero, lavora moltissimo con loro in vario modo, fornendo per esempio anche know-how, per esempio manager per l'export. Tante volte le aziende non sono neanche in condizione proprio di aggredire i mercati esteri perché manca il know-how. Questo è uno degli strumenti che stiamo dando. All'interno del piano Made in Italy ci sono una serie di azioni proprio a sostegno di quelle imprese che possono rappresentare una carta vincente per la qualità delle cose che fanno e magari non hanno gli strumenti per poterlo fare. La sfida della globalizzazione chiama in causa in particolare l'esperienza agricola, agroalimentare, che si può fare un salto di qualità nel lavoro comune, che il cibo è a tutti gli effetti, il buon cibo è a tutti gli effetti una chiave fondamentale per l'Italia per guardare il futuro, e siamo qui per lavorare su internazionalizzazione, nuova organizzazione, un nuovo rapporto tra produttori e trasformatori, una modalità nuova di far vivere questa forza in giro per il mondo. Ci sono tutte le condizioni perché ciò accada.